prendo la mia agenda rossa senza la quale mi sentirei veramente nudo, soprattutto in questa piazza che per me ha un significato particolare, perché in questa piazza io ho cominciato nel 2009 a parlare dopo tanti anni di silenzio, ho cominciato a parlare da allora, è cominciata la nostra lotta. Allora non avevo ancora un'agenda rossa in mano, a poco è venuto, sono venuti tanti altri incontri in tutte le parti d'Italia, e tanti giovani e meno giovani hanno cominciato ad alzare la loro agenda rossa. A poco è nato questo movimento che in qualche maniera oggi fa paura a qualcuno. Se è vero che questa manifestazione, di cui abbiamo dato comunicazione a tutta la stampa, a tutti gli organi di informazione, è stata coperta da un completo silenzio. Neanche i giornali come Repubblica hanno pubblicato qualche cosa, nessuno ha pubblicato neanche un trafiletto. Ci si è messa anche la pioggia, ma a noi non ci importa, noi lotteremo anche contro la pioggia. Oggi è una giornata per me bellissima, ed è bellissima soprattutto perché oggi, come a Piazza Farnese 4 anni fa, sono insieme con Sonia Alfano, con la quale abbiamo insieme combattuto tante lotte, sono insieme con Benny Calasanzi e abbiamo cominciato insieme tante cose. Quindi oggi per me è quasi una giornata anche di festa, soprattutto perché rivedo tanti amici, tanti compagni di lotta, ma soprattutto, e scusatemi se in qualche maniera anche io faccio qualche cosa nepotistico, non posso non essere felice che oggi qui insieme a me ci sia anche mia figlia Stella e Massimiliano, sono amico, e sono felice di averli oggi qui insieme a me. Quello che può essere oggi, ve lo voglio leggere oggi attraverso quello che significa per me oggi. Ve lo voglio leggere attraverso un sms che stamattina ho trovato sul mio telefonino, perché esattamente esprime il senso di questa giornata. È un ragazzo che ho conosciuto da poco, si chiama Marco ed è di Pesaro. Mi ha scritto: caro Salvatore, allora ci si vede domani. È un peccato essere felice solo a metà nel rivedere una persona cara, perché il vedersi è legato ad eventi tragici. Il nostro conoscerci è dovuto a tragedie avvenute non solo nel 92, ma che perpetrano ogni giorno con la volontà di affossare di alcuni, di non ricordare gli altri o di volere a tutti i costi fare il dimenticare. Domani saremo là, chissà con quante speranze, felici a metà, ma incazzati per intero. E io credo che le parole di Marco rendano esattamente questo nostro essere qui oggi. Noi oggi siamo felici perché ci ritroviamo ancora una volta tanti insieme, come in tante battaglie che abbiamo combattuto a Palermo e non solo, in tante città d'Italia, ma siamo incazzati per intero perché siamo qui per due motivi: per sostenere i magistrati di Palermo che finalmente stanno portando alla luce quella congiura del silenzio che per 20 anni è pesata su questo paese, e siamo qui incazzati perché a fronte di questa ricerca delle verità di questi magistrati, mentre noi ci saremmo aspettati dalla più alta istituzione dello Stato che venisse spianata la strada per la verità, la strada della giustizia, invece inaspettatamente è arrivata proprio dalla più alta istituzione della Repubblica quasi un macigno posto sulla strada della verità, perché questo significa che il conflitto di attribuzione che è stato sollevato dal Presidente della Repubblica,
il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere stato intercettato mentre telefonava ai magistrati di Palermo per dire: andate avanti sulla strada della verità, spianate la strada della verità, togliete dalla nostra coscienza questo peccato originale che pesa di questa seconda Repubblica. E invece è stato intercettato mentre che cosa? Mentre non sappiamo che cosa, perché ci hanno detto che queste intercettazioni non sono penalmente rilevanti. Però innanzitutto, perché è stato sollevato questo conflitto di attribuzione quando in altre due occasioni in cui il Presidente della Repubblica è stato intercettato non era stata sollevata nessuna obiezione? Io posso capire che non ci sono, come hanno detto i magistrati di Palermo, sicuramente delle cose penalmente rilevanti per le intercettazioni. Allora perché questo panico? Perché questa ansia di volere di evitare che queste intercettazioni vengano alla luce? Che cosa contengono queste intercettazioni? Forse dei giudizi sui magistrati di Palermo, forse dei giudizi su certi parenti di vittime che si agitano in maniera troppo, tanto da essere giudicati pazzi o altro, perché cercano disperatamente la verità. Forse è questo che si vuole nascondere. Io non lo so, non credo, non voglio crederlo. Ma allora perché questa ansia, questo panico? Io credo che sarebbe dovere del Presidente della Repubblica, per fugare anche ogni possibile dubbio nell'ultimo degli italiani che questa intercettazione contiene questa cosa, sarebbe il suo dovere rendere pubblico questa intercettazione. Altrimenti, se non lo fa, resterà sempre il sospetto dentro di noi che queste intercettazioni possano contenere qualche cosa che, anche se non penalmente rilevante, però in qualche maniera possano portare delle onde su quello che dovrebbe essere il Presidente di tutti gli italiani, sulla più alta delle nostre istituzioni. Oggi ci saranno tante persone che hanno accettato di venire fino a una manifestazione che abbiamo organizzato in soli 7 giorni. Io ringrazio tutti i ragazzi che hanno lavorato insieme a me, abbiamo lavorato fino alle 3 di notte per permettervi oggi di essere qui. Ringrazio Angelo, ringrazio Federica, ringrazio Marco, quei ragazzi che in maniera volontaria hanno lavorato con me per arrivare a questo. E oggi ringrazio anche quelle persone che abbiamo invitato, quelle personalità, quei scrittori, quei giornalisti che abbiamo invitato e che hanno lasciato i loro impegni, qualche volta hanno lasciato anche dei problemi a casa, come la prima persona che parlerà oggi, Manuel Agnelli, degli After House, il quale ha lasciato la figlia a casa con la broncopolmonite ed ha accettato di venire a parlare di oggi con noi. È una persona, Manuel, che a ogni concerto solleva in alto la sua agenda rossa, ha avuto il premio agenda rossa da noi per il suo impegno. E così fa arrivare a ragazzi che forse la Chiesa Rossa non lo vedrebbero mai nella loro vita, fa arrivare questo punto interrogativo sulla storia della nostra Repubblica, sulla storia del nostro paese. Manuel, molti di voi hanno già l'agenda rossa che mi sono portato e che mi porto spesso in giro, anche quando io sono musicista, anche quando suono spesso leggiamo dei brani, e volevo leggerne uno anche oggi che mi sembra particolarmente significativo, anche se molti di voi lo conoscono, penso che altri lo possano apprezzare. È un brano di Salvatore Borsellino. Da 16 anni, dal 19 luglio del 1992, i manovratori delle luci hanno fatto calare le tenebre attorno alla scena della strage. Sono rimasti solo i riflettori accesi sul numero 19 di Via D'Amelio, con una luce forte, accecante, in maniera che gli occhi colpiti da quella luce non riescano a distinguere quello che succede attorno, in mezzo alle tenebre. Buio sul castello Otveggio, su Via dell'Autonomia Siciliana, buio sul Golfo di Palermo, sull'Arenella, sull'Acqua Santa. Le tenebre coprono tutto.
Si può solo sentire ogni giorno alle 17 il suono delle sirene che arriva da Via dell'Autonomia Siciliana, le macchine blindate che sbucano d'improvviso da quelle tenebre in una via che dovrebbe essere sgombra, dove dovrebbe essere vietato fare sostare le macchine e che invece ne è tanto piena che una volta entrati se ne può uscire solo a marcia indietro. Ogni giorno alla stessa ora il giudice scende dalla macchina lasciando la sua borsa di cuoio sul sedile posteriore. Deve solo suonare il campanello della casa di sua madre e dirle di scendere perché deve accompagnarlo dal cardiologo. Tutti gli uomini e l'unica donna della sua scorta scendono insieme a lui e gli si fanno intorno. Non hanno che il loro corpo per proteggerli. Il giudice suona il campanello e non si capisce se riesce a pronunciare qualche parola prima che l'esplosione di centinaia di chili di tritolo, anzi di Semtex, l'esplosivo usato dai militari, scateni l'inferno. Antonino Vullo, l'autista della macchina del giudice, è restato dentro l'auto. Sta facendo la manovra per essere pronto a ripartire, appena il giudice ritornerà, tenendo per il braccio la madre. Un'onda di calore lo sbalza all'indietro, ma la macchina è blindata e resiste all'onda d'urto. Ogni giorno, alla stessa ora, scende ferito e incontito dalla macchina e camminando sotto i piedi delle cose molli, sono i pezzi dei suoi compagni. Cammina con i piedi in mezzo alle pozzanghere, è il sangue dei suoi compagni, del suo giudice, insieme ai quali da allora continuerà a desiderare di essere morto, per non dover rivivere ogni giorno ed ogni notte, nei suoi terribili sogni, sempre la stessa scena. Il giudice viene tagliato in due, il troncone del suo corpo viene sbalzato tra quel che rimane della cancellata e la facciata crollata del palazzo. Dei corpi dei ragazzi che lo proteggevano non rimane quasi nulla. Una mano vola ogni giorno in alto in una sequenza senza fine e si ferma su quello che è rimasto di un balcone del quinto piano. La madre del giudice sa che è scoppiata quella bomba che tutti sanno da due mesi servirà per eliminare, dopo l'altro giudice, anche suo figlio. Ma per pietà il suo cervello le fa credere che siano scoppiate le tubature del gas. E allora a piedi nudi corre per le scale, cerca di arrivare all'esterno, scende per quattro piani in mezzo alle macerie, alle vetrate distrutte, ma arriva giù senza un graffio. Forse suo figlio, prima di andare via per sempre, la prende in braccio e la porta giù dolcemente. E quando passa vicino al suo corpo, le chiude gli occhi per non farle vedere quello che è rimasto di lui. Quello che è rimasto di Emanuela, di Agostino, di Claudio, di Vincenzo, di Valca. In ospedale, dove la porta un pompiere che la raccoglie dalle braccia del giudice, gli dà di non aver visto niente di quell'inferno che c'era davanti al numero 19 di Via D'Amelio, di non aver visto il corpo di suo figlio, di non aver visto il sangue che riempiva la strada. Ogni giorno alla stessa ora qualcuno del Castello Uzveggio vede distintamente il giudice che sta per premere il pulsante del citofono e preme il pulsante del telecomando che scatena l'inferno. Il castello ora è immerso nelle tenebre, ma da lassù, l'ingresso del numero 19 di Via D'Amelio si distingue chiaramente, illuminato dalla luce accecante dei riflettori, ed è facile sincronizzare il comando al momento in cui viene premuto il campanello e non lasciare scampo al giudice e agli uomini della sua scorta. Ogni giorno alla stessa ora il capitano Giovanni Arcangeli si avvicina alla trama blindata del giudice e prende la borsa di cuoio che contiene l'agenda rossa, o è qualcuno a porgerglielo. In mezzo alle fiamme e al fumo non si distingue bene, ma poi si allontana con passo sicuro, guardandosi intorno, verso via dell'Autonomia Siciliana, dove c'è qualcuno ad aspettarlo. Quell'attentato è stato preparato anche per poter avere in mano quell'agenda. Nell'allontanarsi dalla macchina calpesta gli stessi pezzi di carne, lo stesso sangue che ha calpestato l'agente Vullo, ma dal suo viso non traspaiono emozioni. Forse è un preciso incarico da compiere, è come essere in guerra, e in guerra le emozioni devono essere controllate. Arriva in via dell'Autonomia Siciliana, ma qui le luci dei riflettori che illuminano la scena della strage non arrivano. C'è il buio assoluto. Vediamo solo, ancora sopra la luce dei riflettori, qualcuno che un'ora dopo riporta la borsa, ormai vuota di quell'agenda che potrebbe inchiodare gli assassini del giudice e chi aveva interesse ad eliminarlo. Sono passati 16 anni e ogni anno, al 19 di luglio, arrivano i padroni dei tecnici delle luci, portano delle corone, le appoggiano alle cancellate, si fanno fotografare e intanto sorvegliano che tutto vada come previsto.
che i riflettori siano sempre accesi con la loro luce accecante sul luogo della strage e che tutto intorno sia tenero. Bravo! Grazie Manuel, grazie. Continua a portare che sta facendo giusto ai ragazzi che ascoltano la tua musica e che in questa maniera si domanderanno, si potranno delle domande. Grazie davvero, grazie. Adesso Moni Ovadia ci verrà a dire che cosa pensa di questa sentenza, di questi giudici, di questi magistrati di Palermo. Moni, grazie. Sì, grazie, grazie Salvatore. Io non vorrei aggiungere alle cose che ha detto Salvatore, che sono talmente limpide e chiare. Credo che la ragione per la quale siamo qui è così trasparente, così evidente. Il nostro paese è gravemente malato, le sue patologie sono profonde. Quella della malavita organizzata è una metastasi, un vero cancro che pervade i gangli vitali del nostro paese. Allora nel momento in cui si continua con la logica di coprire, di eludere, di gettare nelle zone scure ciò che dovrebbe essere portato alla luce, facendo leva su elementi periferici di una Costituzione formale e praticamente eludendo la Costituzione sostanziale, cioè che i cittadini di una democrazia hanno diritto alla verità, a tutta la verità, per sapere dove vivono. Allora non può il primo cittadino sottrarsi a questo dovere. Questa è un'umiliazione per la Costituzione. È un'umiliazione per noi tutti i cittadini. Ecco perché io sono qui. Sono qui come cittadino italiano che deve lealtà alla sua Costituzione per un'altra cosa. C'è qui Salvatore, le agende rosse, con tutto quello che fanno per noi loro. Noi abbiamo un debito, io mi sento di avere contratto un debito con chiunque abbia lottato contro la malavita organizzata, contro i magistrati che hanno dato le loro vite, contro i magistrati che vivono blindati. Non possono neanche avere le loro vite, come se fossero sepolti, perché vogliono dare a questo paese la libertà da quel cancro insopportabile che distrugge le nostre economie, che distrugge il futuro dei giovani. E nel momento in cui si chiede verità viene fuori un fronte che oltretutto criminalizza chi chiede la verità, dicendo che si aggredisce il primo cittadino. Non stiamo aggredendo nessuno, stiamo chiedendo ciò che ci spetta di diritto. Grazie. Adesso avrebbe voluto essere con noi oggi Gianluca Manca, il fratello di quel urologo che è giovane urologo, uno dei più bravi urologi del nostro paese, che si è suicidato. Peccato che era mancino e il buco della serina poi si sarebbe iniettato della droga, dicono, è stato trovato sul braccio sbagliato. Peccato che non si sia voluto forse indagare come si doveva indagare su quella fratina. Il fratello e la mamma di Attilio Manca si battono per la verità e per la giustizia, come noi ci battiamo qui per la verità e per la giustizia. E Gianluca non è potuto venire oggi, ma ci ha scritto qualche cosa che oggi verrà recitato da Francesco Fiore e da Cristina Borgogna. Sì, ci sono solamente io perché Cristina purtroppo è malata. Io sono Francesco Fiore, sono un musicista della Metropoli Orchestra. È uno degli 16 musicisti che insieme a tanti attori, Corrado Fortuna, Paolo Briguglia, Vincenzo Pivello, Cristina Borgogni, stanno portando questo spettacolo in giro per l'Italia per raccontare la storia di Attilio Manca. Salvatore ve l'ha raccontata poc'anzi. Io porto due brevi scritti di Angela, che è la mamma di Attilio, e Gianluca, che sono il fratello. Solo una cosa prima di leggervi la lettera. Forse questo paese per diventare migliore non avrebbe solo bisogno di tanto lavoro, di
tanta produzione, di tanta economia, avrebbe bisogno pure di tanta verità, cosa che noi andiamo cercando e che oggi chiediamo in questa piazza, soprattutto grazie alla vostra presenza sotto la pioggia, è veramente encomiabile questa cosa. Gianluca Manca. Era il 12 febbraio del 2004 quando Attilio fu rinvenuto cadavere nella sua abitazione di Viterbo. Fin dal primo istante capì che Attilio era stato ucciso, dalla mafia, con la complicità dei personaggi pseudo-istituzionali. Fin dal primo istante capì che l'omicidio di Attilio era un omicidio imperfetto. Che Paolo Pasolini sapeva nomi, cognomi, ma non aveva le prove per dimostrare quando stava accadendo. Io, Salvatore Borsellino, Sonia Alfano e tutti i familiari delle vittime di mafia sappiamo i nomi, i cognomi e possediamo le prove. Ma le istituzioni si comportano come tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano. Nelle aule di tribunale troneggia la famosa dicitura «la legge è uguale per tutti». Se la legge è uguale per tutti, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per una forma di lealtà verso il popolo italiano, dovrebbe immediatamente rendere pubblico il contenuto di quella conversazione. Oggi noi sappiamo, ed è per questo che stiamo dalla parte dei magistrati onesti come quelli della Procura della Repubblica di Palermo. Gabriel García Márquez scriveva: se per un istante Dio si dimenticasse che sono una marionetta di stoffa e mi facesse dono di un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che penso, ma penserei tutto ciò che dico. Gianluca Manca. Angela Manca, che mi ha detto che è stanca di combattere, è stanca perché è difficile andare avanti con una procura di Viterbo che osteggia, che fa finta che continui a raccontare questa storia del suicidio, molto stanca. Io gli racconterò di questa piazza, forse la stanchezza, grazie alla presenza di tutti voi, gli passerà e con la nostra forza insieme a lei andremo avanti per conoscere anche quest'altra verità che purtroppo non è ancora conosciuta. Io sono la mamma di Attilio Manca, è la seconda volta che salgo su questo palco a Piazza Farnese per far sentire il mio urlo di indignazione, di rabbia, di sdegno nei riguardi delle istituzioni. Non è possibile continuare a vivere in uno stato complice dove ad essere messi sotto accusa sono magistrati che cercano con grande abnegazione di andare fino in fondo per far trionfare la verità. Io sto con Antonio Ingroia, con Nino Di Matteo, con tutti i magistrati che attraverso infiniti ostacoli cercano di farti non fare la verità. Io sono al fianco di Salvatore Borsellino, di Agnese Borsellino e di tutti i familiari e assieme a loro chiedo che siano rese pubbliche le telefonate perché i cittadini devono sapere, perché solo attraverso la verità si può avere la speranza di costruire un futuro migliore. Angela Manca, grazie. Adesso c'è Marco Travaglio che verrà con la sua lucida analisi che ci permettono di continuare a conoscere, a sapere, a essere informati su quello che avviene nel nostro paese e ci va a portare la sua parola. Grazie. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Io credo questo, che il lavoro che è stato fatto in questi anni dai magistrati, anche un po' magari da alcuni di noi giornalisti, qui oggi a dare sostegno alla manifestazione ci sono in particolare due testate, cioè Micromega e Il Fatto Quotidiano, ma poi ci sono colleghi di La Sette, ci sono i ragazzi di Antimafia 2000. Insomma, il lavoro che è stato fatto in questi anni lo dobbiamo prendere un po' così in autonomia rispetto al processo, perché il processo serve a stabilire se qualcuno ha commesso dei reati e su chi ci sono delle prove sufficienti per dire che sono stati commessi dei reati. I processi sappiamo quanto durano e quindi non bisogna caricare questo processo di un'attesa eccessiva, come se alla fine noi potessimo scoprire la verità dalla sentenza. Quello che è successo in questa vicenda che chiamiamo la trattativa fra lo Stato e la mafia, lo Stato prima e la mafia dopo, perché la trattativa l'ha chiesta lo Stato
a Cosa Nostra, e Cosa Nostra ben volentieri ha accettato e ne ha avuto grandi benefici, mentre lo Stato non risulta avere avuto grandi benefici, anzi si è messo nelle mani di Cosa Nostra per 20 anni. Bene, la verità dei fatti è già nota oggi, prima che cominci il processo. Noi quasi tutto quello che dobbiamo sapere sulla trattativa lo sappiamo, ci mancano i pezzi che riguardano, diciamo, il livello di consapevolezza di questa trattativa da parte dei vertici dello Stato di allora, e poi, visto che non c'è grande ricambio nella classe dirigente, penso che possano coincidere tranquillamente anche con i vertici dello Stato di oggi. Questo ci manca, nel senso di sapere chi sapeva che cosa, quanti sapevano che cosa e chi ha ordinato che cosa, ma quello che è avvenuto lo sappiamo benissimo. Si parte dalla sentenza della Cassazione sul maxi processo, la mafia, non abituata a vedere condannati i suoi capi, si vendica dei politici che fino ad allora avevano garantito che i suoi capi non venissero condannati, improvvisamente non era più in grado di assicurare quelle garanzie. La vendetta colpisce innanzitutto i politici più vicini alla mafia, o che comunque avevano beneficiato dei voti della mafia. C'è una lunga lista di politici che devono morire ammazzati. Dopo il primo che muore ammazzato, e cioè Salvo Lima, la politica si attiva per trovare un accomodamento con Cosa Nostra, e quindi i politici dopo Lima si salvano tutti la pelle, e naturalmente chi viene sacrificato sono i magistrati, che alle trattative non sono abituati e anzi sono vissuti come degli ostacoli viventi sulla strada di queste trattative, quindi Falcone, quindi Borsellino e quindi tutto quello che sappiamo. I carabinieri del ROS che parlano con Ciancimino, la cattura di Provenzano, o la cattura di Riina, o la consegna di Riina da parte di Provenzano, Cosa Nostra che chiede qualcosa in cambio e mette altre bombe nel 93, facendo vittime altrettanto innocenti, se non addirittura di più, e finalmente il primo segno tangibile che lo Stato è disposto a piegarsi con la revoca o il mancato rinnovo di più di 300 provvedimenti di 41 bis, cioè di carcere duro ai mafiosi, nel novembre del 93. E poi, diciamo, l'ultimo colpetto che dovrebbe dare il via a un nuovo sistema che sia in grado di garantire Cosa Nostra come ai suoi bei tempi, colpetto che poi con l'attentato all'Olimpico viene annullato, revocato, perché ciò che si doveva ottenere è stato già garantito e ottenuto con la discesa in campo di un partito fondato da un indiscutibile vecchio amico di Cosa Nostra, e cioè Marcello Dell'Utri. Queste cose, che poi hanno prodotto 20 anni di leggi a favore della mafia, le sappiamo benissimo, indipendentemente dal processo, indipendentemente poi dal sapere se Tizio o Caio nel trattare con Cosa Nostra hanno commesso o non hanno commesso un reato. Credo che, visto che gli scopi dei processi penali sono sempre due, uno è quello di accertare la verità processuale in base alle prove che si hanno, e l'altro quello di punire i colpevoli dei reati se le prove ci sono, ecco, gli scopi di questo processo sono due ovviamente, ma il più importante non è quello di mandare in galera qualche ufficiale dei carabinieri in pensione, o qualche politico più o meno in pensione, o qualche mafioso che ha già 10, 12, 15 ergastoli sul groppone e al quale una condanna a 10 o 15 anni farebbe né più né meno che il solletico. Lo scopo principale di questo processo è il primo, cioè mettere un timbro in nome della Repubblica Italiana e del popolo italiano su una verità che già conosciamo e che prescinde completamente dalla condanna di Tizio o di Caio. Noi conosciamo come si sono svolti i fatti grazie al lavoro dei magistrati di Palermo, grazie al lavoro dei magistrati di Firenze, grazie al lavoro dei magistrati
di Caltanissetta, grazie al lavoro di molti giornalisti che in questi anni hanno dedicato articoli, libri, trasmissioni televisive, documentari a questa vicenda, che resterà intatta, lo dico senza alcun paradosso, anche se dovessero essere assolti tutti gli imputati nel processo sulla trattativa. Così come ciò che è avvenuto per depistare, per depotenziare, per sviare l'indagine della Procura di Palermo nelle più alte stanze del Quirinale rimane esattamente intatto, anche se la Corte Costituzionale, con quella decisione, come l'ha definita Salvatore Borsellino, in consulta, ha dato ragione al Quirinale. Non lasciamoci né demoralizzare né deviare dai titoli della stampa di regime che il giorno dopo la sentenza in consulta della consulta l'ha trattata come se la consulta avesse il potere e la possibilità di dirci che non era successo niente o che quello che era successo era tutto normale. La sentenza della consulta dice semplicemente che ha ragione il presidente Napolitano nel chiedere la distruzione di 4 telefonate casualmente intercettate tra lui stesso e il privato cittadino Nicola Mancino, già uomo politico, già ministro, già presidente di uno dei rami del Parlamento, già vicepresidente del CSM, attualmente puro e semplice pensionato. Quelle telefonate secondo la consulta vanno distrutte, secondo i magistrati no, secondo me no, non c'è scritto da nessuna parte, in nessuna legge, in nessuna norma costituzionale, in nessun codicillo che andassero distrutte, come dimostra il fatto che mai la Procura di Milano aveva pensato di distruggere le telefonate casualmente intercettate fra Scalfaro e un banchiere di Novara, come la Procura di Firenze e poi di Perugia non hanno mai pensato di distruggere le telefonate fra lo stesso Napolitano casualmente intercettato al telefono con Guido Bertolaso. Però voglio dire, questo è il significato della decisione della Corte Costituzionale. È una sentenza secondo me assurda, ma non vale neppure la pena di perderci più tempo del dovuto. Perché? Perché quello che ha fatto il Quirinale resterà scolpito nei libri di storia per gli storici che lo vorranno scrivere, indipendentemente dalla sentenza della consulta. I libri di storia dovranno raccontare ai cittadini del futuro che nel 1900 e alla fine del Novecento lo Stato trattò con la mafia, 20 anni dopo i magistrati portarono alla sbarra qualcuno di quelli che trattarono con la mafia, mica tutti, qualcuno, quelli sui quali avevano le prove, e immediatamente, anziché assisterli, spronarli, applaudirli, incitarli, incoraggiarli e complimentarsi con loro, il capo dello Stato, il capo di quello Stato che 20 anni prima aveva trattato con la mafia, si attivava insieme ai suoi collaboratori per fare in modo che quell'indagine passasse di mano, andasse da un'altra parte ed avesse un esito diverso da quello che gli avevano indirizzato i magistrati titolari dell'indagine stessa. E il suo consulente faceva da consulente occulto a Umma Umma al privato cittadino Nicola Mancino, sotto sospetto e poi sotto inchiesta per falsa testimonianza in queste vicende. E gli suggeriva persino di concordare versioni di comodo con Claudio Martelli, cioè con l'altro ministro che lo aveva smentito facendolo incriminare per falsa testimonianza. Questa vergogna istituzionale resterà indelebile nella storia, e chi volesse sapere che cosa è successo fra il Quirinale e il senatore Mancino per aggiustare un'indagine che dava fastidio alla più alta carica dello Stato e non solo a quella,
sono anche da leggere non le quattro telefonate che noi non conosciamo e purtroppo non conosceremo mai, ma le otto telefonate, fra Mancino e il consigliere giuridico del capo dello Stato, che invece conosciamo, sono depositate, le abbiamo pubblicate, sono sul sito integrali, sul sito del Fatto Quotidiano e su molti altri siti, dalle quali si capisce esattamente quali erano gli ordini che Napolitano aveva impartito al suo consigliere affinché tempestasse, mobbizzasse addirittura il procuratore nazionale antimafia, i procuratori generali della Cassazione e tutti i mobilitabili in quel momento per fare in modo che quell'indagine non si facesse nella forma in cui la stavano facendo i magistrati di Palermo. Ecco, io credo che noi abbiamo questo privilegio che 20 anni fa non avevamo, e di questo dobbiamo rendere grazie alla magistratura, a quei magistrati che abbiamo citato, mica a tutti, perché anche anche all'interno della magistratura ci sono un sacco di vigliacchi e un sacco di Giuda che hanno remato contro il lavoro dei loro colleghi e si sono dimenticati di difenderli quando venivano aggrediti dall'intera classe politica, salvo rare eccezioni. Dobbiamo rendere grazie ai magistrati, a quei magistrati e a alcune organi di informazione che hanno tenuto viva l'attenzione, perché noi oggi 20 anni dopo abbiamo il privilegio di sapere delle cose che 20 anni fa magari qualcuno intuiva ma nessuno sapeva. E quindi c'è chi sta nei palazzi e continua a lavorare sotto banco e lo farà ancora di più nei prossimi mesi, visto che si è stabilito che è intoccabile, inascoltabile, inintercettabile, ingiudicabile, incriticabile, intoccabile come il Re Sole, no? Però dovrà sapere che adesso c'è un po' di gente che sa. Ecco, noi possiamo permetterci di dire a questi signori: guarda, tu fai tutto quello che vuoi, tanto lo sappiamo che cosa stai facendo, ma anche noi sappiamo come sono andate le cose, e quindi almeno, nessuno ci potrà dire non è successo niente, nessuno ci potrà dire nessuno ha fatto niente, nessuno potrà più venirci a dire il 23 maggio e il 19 luglio di ogni anno che vuole tutta la verità. Perché? Perché non è vero, perché chi ha lavorato contro la verità non può più dire voglio tutta la verità. Voglio tutta la verità lo possiamo dire soltanto noi che sappiamo. Grazie. Adesso dopo il vice direttore del Fatto Quotidiano, il direttore del Fatto Quotidiano, dopo la rappresentanza dell'unico giornale libero che esiste nel nostro paese. Grazie. Poco fa il senatore Borsellino raccontava di come un evento come quello di oggi, che al di là della partecipazione rappresenta un momento di riflessione su uno dei fatti più importanti della storia repubblicana, sia stato oscurato dalla stampa italiana. E non è stato oscurato a caso. Io con una battuta potrei dire che in molti giornali, sotto la testata, dovrebbe esserci la scritta che un tempo si trovava nei mezzi pubblici: non disturbare il manovratore. E questa regola del non disturbare il manovratore, badate, è così presente nella testa soprattutto delle proprietà dei giornali, perché poi i giornalisti ci sono giornalisti bravi, impegnati, che però poi devono arrendersi di fronte agli ordini di scuderia. E tanto vero che un tempo fa un giornalista americano che era venuto in Italia per raccontare la realtà italiana, quando gli spiegammo che il Fatto era impegnato in questa inchiesta giornalistica sulla trattativa, se la fece spiegare, e dopo che spiegammo
che questa storia è una storia, un intreccio al centro del quale c'era la morte di un grande magistrato assassinato perché sapeva troppo, e questo nostro collega che veniva d'oltreoceano disse: ma questo è un grande film, è una grande storia, una grande inchiesta. Ecco, questa grande storia, questa grande inchiesta è praticamente non ha spazio, ha avuto poco spazio sui giornali italiani, ha avuto solo lo spazio necessario per dire non ci sono problemi, è tutto a posto, il capo dello Stato fa bene a mettere di fronte alla richiesta di pubblicazione delle telefonate la sua tutela, la Costituzione, fa bene a invocare il conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, e quando il capo dello Stato attacca i giornali, che quei pochi giornali che chiedono la verità, silenzio di tomba. Invece quando la Corte Costituzionale emette quella sentenza, che è una sentenza veramente che rivela il tentativo di arrampicarsi sugli specchi, si sente un applauso e anche un senso di sollievo. Ecco, finalmente, abbiamo letto su molti giornali, la questione è chiusa, basta, la Corte ha deciso, della vicenda delle telefonate del Capo dello Stato non se ne parlerà più. Speriamo, questo diciamo è il sottinteso, che si parli sempre di meno di questo processo sulla trattativa, speriamo addirittura che il processo non ci sia, perché questo dà un senso di sollievo all'informazione, a quel tipo di informazione. E allora noi vogliamo dirvi, parlo come direttore del giornale che ha molto lavorato su questo tema, che non dobbiamo sentirci deboli. Lo ha detto prima Marco parlando delle cose che ormai si sanno. Noi dobbiamo sentirci forti, innanzitutto perché quando il Fatto Quotidiano quest'estate a Ferragosto ha tentato una impresa che sembrava assurda, da folli, quella di raccogliere delle firme di sostegno per i magistrati in groia di Matteo che si battevano coraggiosamente per la verità, in pochi giorni, in poche settimane le firme le abbiamo raccolte 150.000, e quelle 150.000 firme non sono in archivio, sono lì a testimoniare che ci sono almeno 150.000 persone in questo paese che vogliono sapere come sono andate le cose. Ma c'è di più, c'è una redazione, ci sono giornalisti, ci sono inviati di punta, c'è un sito del Fatto Quotidiano che è uno dei più importanti siti italiani ed europei, che lavora su questi temi, lavora con questi temi, perché la verità abbiamo scoperto soltanto una piccola parte. E io credo che il giornalismo libero, i magistrati coraggiosi, i cittadini che vogliono sapere la verità rappresentano una forza d'urto contro la quale è difficile opporre segreti. Di fronte a certe verità i segreti contano poco, alla fine si sfaldano, si sfasciano. E allora vorrei, nel confermare il nostro impegno, il nostro lavoro, dirvi semplicemente che il Fatto Quotidiano continuerà imperterrito a disturbare il manovratore. Lo disturberemo parecchio. Grazie.